questo nuovo video. Allora, prima di tutto di nuovo mi devo scusare perché sono veramente poco coerente con ciò che dico negli altri video, ovvero che avevo promesso tempo fa che sarei tornata a rifare due video a settimana, invece ho fatto solo un video nelle scorse due settimane, se non mi sbaglio, ma veramente cioè ero impegnata fin sopra i capelli, lo sono tuttora e purtroppo non riesco mai a dare del tempo a YouTube, cose che non dovrei fare perché insomma mi piace tanto filmare, però ci provo, oggi ci provo a filmare almeno due video. Allora, oggi farò un video che non c'entra col Zero Waste, probabilmente il prossimo sì c'entrerà col Zero Waste, ma oggi quello no. Tantissime persone mi hanno detto che vogliono più video sul Canada e diciamo che questo è il video a cui ho pensato di più ultimamente, perché a novembre saranno 5 anni che io sono in Canada, che quindi vivo qui. Sono passati così velocemente questi 5 anni, onestamente non li ho visti passare, però vorrei fare questo video per parlare un attimo anche di cosa ne penso 5 anni dopo, cosa pensavo all'inizio, e insomma sarà un video molto molto tranquillo, molto generico. Come ben sapete il mio canale è iniziato proprio con il Canada, parlando delle differenze tra l'Italia e il Canada, ho parlato del mio percorso universitario, ho parlato anche un po' della burocrazia, delle cose un pochino più noiosette, e poi appunto nel mio canale ho integrato il Zero Waste, perché appunto è una cosa che è entrata nella mia vita 2 anni fa, che anche quello si avvicinano i 2 anni di Zero Waste anniversario, magari ci farò il video. Quindi oggi voglio fare un video molto tranquillo riguardo al Canada, molto generico, niente di che. Come ben sapete, un anno fa avevo pubblicato il video che si chiama Perché lascio il Canada, perché effettivamente io un anno e mezzo fa avevo deciso che avrei lasciato il Canada per tutti i motivi che dico in quel video. Se non avete visto il video è tuttora attivo, perché avevo pensato di toglierlo visto che per la situazione di adesso giustamente non mi sono trasferita, ma va, e ho fatto anche un video di aggiornamenti del perché effettivamente non mi sono trasferita, non ci vuole un genio per capirlo, però ho lasciato comunque quei video attivi just in case, perché comunque sono cose che tuttora penso, quindi non è cambiato niente, semplicemente il fatto che io sia ancora in Canada è perché i miei piani sono stati mandati in fumo dal bellissimo corona. Allora, quindi insomma 5 anni dopo, come ho detto, sono passati molto in fretta. I primi 2 anni io ho studiato la magistrale, quindi diciamo che i miei anni da studentessa sono passati abbastanza in fretta, e sono passati anche in maniera molto chill, perché onestamente io l'università in Canada l'ho adorata. Quindi poi però ci sono stati, dopo 2 anni che ero qua giustamente mi sono fidanzata, poi c'è stato il matrimonio, poi c'è stato l'anno de corona, quindi ovviamente tutto questo tempo ho passato in fretta. Io ovviamente avevo intenzione di trasferirmi quest'anno, cioè il mio intento era di trasferirmi quest'anno, prima l'intento era di trasferirmi a giugno, poi ho cambiato piano e ho detto mi sarei trasferita a dicembre, non è successo ovviamente per ovvi motivi, però se non sapete gli ovvi motivi vi lascerò il video, ho fatto il video diciamo aggiornamenti. Allora, cosa posso dire del Canada? Prima di tutto, io quando sono arrivata in Canada ero una piccola pannocchia, avevo 23 anni quando sono arrivata, adesso sto per compierne 28, il mio compleanno è il 10 novembre, se volete farmi gli auguri, no stress, però adesso sono una vecchietta. E sono arrivata in Canada e ovviamente all'inizio, secondo me quando ti trasferisci da qualche parte, le cose sono due: o va da Dio, cioè tu, il tuo primo periodo va da Dio, ti piace tutto, oppure va un po' da merda. Tipo quando sono andata in Erasmus, per esempio, che sono andata in Belgio, era iniziato malissimo, cioè la mia avventura in Erasmus era iniziata malissimo, eppure si è rivelata il periodo più bello della mia vita. Quando sono arrivata in Canada, invece, sono arrivata... è stata abbastanza positiva la cosa, perché comunque era tutt'altra cultura, tutt'altro paese. All'inizio ho avuto dei coinquilini pazzeschi, solo peccato che erano tutti francesi, poi se ne sono andati via abbandonandomi, perché loro erano in Erasmus, io invece ero una studentessa regular, insomma. E quindi tipo i primi mesi in Canada sono stati abbastanza positivi. Ovviamente sono arrivata a novembre, che era molto grigio, era brutto. La città comunque dove io ho vissuto per
i primi 2 anni ero abbastanza piccolina, cioè, però ovviamente quando arrivi tutto ti sembra enorme, tutto ti sembra oh mio Dio. In realtà la città era abbastanza piccolina, ero andata a visitare il campus universitario, mi era piaciuto tantissimo, il campus universitario era bellissimo, onestamente. Ci ho fatto anche un video tour, diciamo. E ovviamente comunque all'inizio ho avuto un'esperienza molto positiva, le persone mi sembravano tutte gentilissime, quando ho iniziato l'università i prof erano tutti pazzeschi, mi piacevano tantissimo i corsi, mi piaceva tantissimo il modo di insegnare qua, o comunque come funziona l'università in generale, lo penso tuttora, e ci ho fatto anche video sopra se vi interessano. Però diciamo che col tempo ho cambiato opinione su alcune cose. Prima di tutto questione burocratica. Quando sono arrivata da studentessa, ovviamente la questione burocratica non era così male, perché bene o male tantissime cose che io adesso invece ho dovuto fare erano fatte dall'università, tipo l'assicurazione, era tutto nelle fees universitarie, io non ci ho neanche pensato, non sapevo neanche come funzionasse tutto. Mentre quando sono passata a lavoratrice ho dovuto tipo fare tutte queste cose burocratiche di cui non avevo assolutamente idea. Poi ovviamente viviamo anche in una città poco costosa, sono stata molto fortunata da quel punto di vista perché l'affitto costava poco, io lavoravo part-time in un negozio e cacchio, il lavoro è stato bruttissimo, è stato il peggior lavoro della mia vita, però dovevo mantenermi. In ogni caso la mia impressione per esempio sui canadesi era sempre tipo sono gentili, sono carini, perché effettivamente lo sono. Però allo stesso tempo c'è da dire che parlo spesso con un mio amico che lui abita a Toronto invece, io invece abito a Montreal, quindi siamo lui in Ontario, io sono in Quebec, e diciamo sempre che effettivamente il mio problema che ho con le persone principalmente è dovuto al fatto che sono in Quebec e che tantissime persone hanno una brutta, che i Quebecois hanno una brutta reputazione. Onestamente 5 anni dopo mi sento di dire che sì, ovviamente io non ho vissuto in altre province canadesi, quindi non posso dire ah sì, i canadesi inglesi sono meglio dei canadesi francofoni, però effettivamente sono 5 anni che vivo qui, che qua, e ormai ho imparato a conoscerli, so come ragionano, e purtroppo non sono persone che fanno per me, io non ho feeling con loro, infatti io c'ho pochi amici canadesi, e anche quei pochi amici sono veramente delle relazioni abbastanza superficiali. Io ci ho fatto anche un video sia su cosa penso dei canadesi, sia su se ho amici canadesi, che ve li lascerò linkati se vi interessano, però la questione è che io non ho feeling con i canadesi, non ho connessione, magari non ho incontrato le persone giuste, però non siamo fatti per combaciare purtroppo, non è una cosa negativa, cioè non è colpa loro, è una cultura diversa, sono cresciuti in una cultura molto diversa dalla mia, io comunque sono cresciuta con due culture che erano abbastanza simili tra di loro, e quindi trovarmi tipo in un paese che già è freddo di per sé, ma trovarmi anche delle persone fredde davanti è stato tipo ugh. Io per prima non sono una persona molto affettuosa, oh mio Dio, cioè che tipo super, non dico che non sono alla mano, ma nel senso anch'io tendo a non esprimermi così tanto dai miei sentimenti e tutto, però se ci tengo una persona lo dimostro, e invece con loro non funziona, già tipo metterti d'accordo a tipo uscire da qualche parte devi farlo tipo mesi prima, altrimenti non funziona, cosa che invece tipo in Italia mandi un messaggio, allora usciamo sì, no, bene, perfetto, cioè non lo so. Poi quindi la questione delle persone non è cambiata, non mi trovo bene. Poi ovviamente io mi sono sposata a un canadese e ovviamente ci sono delle problematiche che appunto le loro culture diverse si vedono nella nostra relazione, però secondo me in una relazione è molto diverso da una relazione d'amicizia, perché comunque viviamo insieme, cioè lui non è che può dirmi che non possiamo uscire perché viviamo nella stessa casa, però comunque a prescindere io col mio carattere e il carattere di lui diciamo che combaciamo bene o male. Però sulla questione amicizia purtroppo no, niente, 5 anni dopo sono ancora tipo senza friends, o comunque quei pochi friends che ho, non è che... Cioè, non è che sono persone che dici se ho un problema mi rivolgo a loro. No, non è così. Mi rivolgo piuttosto ai miei amici in Italia col fuso orario, che chissà se mi risponderanno. Un'altra questione è la questione burocratica, ne avevo iniziato a parlare prima, non so perché io abbia cambiato tipo argomento. La questione burocratica, quando sono arrivata ovviamente la questione burocratica era molto più semplice. La questione burocratica, io sono diventata residente permanente, dopo 50.000 anni, farò un video a parte perché forse ad alcune persone può interessare la questione della residenza permanente, però sì, la burocrazia dopo che passi dal studente al lavoratore è tremenda, soprattutto in Quebec, perché secondo me in Quebec devi fare tipo 3 passaggi in più rispetto ad altre province, non finite mai in Quebec, non venite, non fatelo, non vogliatevi male. Io sono venuta per il semplice fatto che studiavo francese all'università, quindi volevo migliorare il mio francese,
chi me l'ha fatto fa. E quindi sì, dopo vari parti e tutto, sono diventata residente permanente. La residenza permanente ovviamente è un po' come il permesso di soggiorno in Italia, o comunque la green card in America, giusto per farvi capire, e quindi hai praticamente tutti i diritti tranne quello di votare. E quindi questa cosa è molto positiva, perché sul mercato del lavoro una delle prime domande che ti fanno è tipo: qual è il tuo status in Canada? Perché a loro interessa questa cosa, uno perché tendono a fare sempre meno sponsorizzazioni, cioè ormai su certi posti di lavoro vedevo sempre la scritta: non facciamo sponsorizzazioni e robe così, però no, questo sono dei casi a parte, non significa che nessuno lo faccia, non prendete paura. E invece tipo adesso, prima dicevo permesso di lavoro, adesso invece quando dico residente permanente cambiano un po' tipo l'attitude, come per dire che sei una certezza, mentre col permesso di lavoro magari un prima o poi te ne andrai, o magari non rinnoverai il tuo contratto e vorrai farti sponsorizzare, il tuo visto vorrai farti sponsorizzare, quindi diciamo che quando dici resident permanent, posto, ti amiamo di già. E questa cosa infatti è stata molto difficile, soprattutto all'inizio, quando ho finito l'università, ho dovuto cercare lavoro, ho avuto un bruttissimo periodo, terribile, tremendo, che però molti lavori mi hanno rifiutato dicendo: non c'hai la residenza permanente, tu sei tipo sì, però c'ho un visto di lavoro tipo di 3 anni, cioè ma di cosa stiamo parlando? Va bene, non importa, casi a parte. Quindi la questione burocratica. Io ovviamente adesso l'unica cosa burocratica che dovrò fare, prima o poi, se vorrò diventare cittadina, dovrò forse solo fare la cittadinanza, però prima di arrivare al livello residente permanente, parto supremo, quindi già la burocrazia tremenda e costosa, perché anche in Italia sono passata a fare tante cose burocratiche, soprattutto perché giustamente sono stata portata dai miei genitori hanno fatto il permesso di soggiorno, poi il permesso di soggiorno dovevi rinnovare ogni tot, fino a che non hanno rinnovato il permesso di soggiorno infinito, e poi ho avuto la cittadinanza, questo tipo nel giro di tipo 70.000 anni, mentre qua in Canada io la cittadinanza posso già farla tra 2 anni, per dirvi, ovviamente devo vivere 2 anni in Canada prima di poterla fare, perché se no, se sul territorio non vale. Sono andata a prendermi un po' d'acqua perché la mia voce sta morendo e forse l'avrete l'avrete captato. E ho realizzato che avevo ancora i ceci sul i ceci che si stavano cucinando, stavo per mandare a fuoco la casa, va bene, non importa. Allora, poi se vogliamo parlare, fare un puntino sulle questioni ambientali, cioè ovviamente non tutte le questioni ambientali, ma dal punto di vista, per esempio, per l'alimentazione, diciamo che da questo punto di vista mi sento molto meglio in Canada rispetto all'Italia. Io in Italia non ci torno da 2 anni, ma mi ricordo che 2 anni fa avevo scoperto di essere intollerante al lattosio, e quando ero andata a chiedere il cappuccino di soia mi hanno guardato e mi hanno detto: ma sei vegana? Io ho detto: no, sono intollerante, e hanno cambiato subito attitude. Vabbè, l'intolleranza va bene, ma vegana non va bene. Invece qua diciamo che l'alimentazione è molto più rispettata, cioè nel senso che ci sono tantissimi ristoranti proprio vegani, ci sono tantissime scelte anche se vai nei ristoranti normali, poi vabbè, per la spesa secondo me anche in Italia ci sono tantissimi prodotti, anzi forse ci avete ancora più prodotti rispetto al Canada, però comunque da quel punto di vista la scelta alimentare non è così giudicata male come in Italia. E dico Italia non perché io sia stata in Italia, ma perché comunque faccio i contenuti sulla questione sia l'alimentazione, comunque zero waste, e giustamente ho un pubblico, mi rivolgo a un pubblico più che altro italiano. E se ho avuto commenti negativi, ovviamente sono da parte degli italiani, mica dei canadesi. Qui in Canada, cioè, se tu dici sei vegetariano o vegano, cioè, la gente dice ok, cioè, cazzo me, nel senso, non è che inizia a dirti: oh mio Dio, ma le bruttine, oh mio Dio, ma non muori di fame, oh mio Dio, ma cosa mangio? Quindi sì, diciamo che volevo solo fare questo puntino sulla questione, diciamo, che mi sta a cuore, che qua trovo molto più facile avere uno stile di vita, insomma, un'alimentazione vegana, rispetto all'Italia, e appunto parlo più che altro di ristoranti, non tanto per quanto riguarda la spesa, perché secondo me con la spesa tutti possono mangiare plant-based, insomma, non per forza che dovete diventare vegani, ma sicuramente potete avere un'alimentazione, insomma, già noi abbiamo un'alimentazione mediterranea, stiamo parlando. Vabbè. Un'altra cosa importante è il mercato del lavoro. Io ovviamente, dopo i miei studi, ho avuto difficoltà a trovare lavoro, per ragioni, come vi ho già detto anche l'esempio di prima, per me, per esempio l'avere la residenza permanente, o tutte queste cose, come per esempio io che sono uscita da traduzione, moltissimi non hanno voluto assumermi perché non ero francofona di nascita. Vabbè, ok,
Nel senso, va bene lo stesso, cioè, ho avuto una magistrale fatta in Canada con lo stesso programma di canadesi, ma va bene, non importa. Io adesso comunque lavoro nella traduzione, ma non come traduttrice, ma all'inizio diciamo che mi ero incentrata molto sul sì, voglio fare la traduttrice, voglio fare questo. Poi secondo me si cambia un po' d'opinione. Ovviamente avere la laurea in traduzione mi ha aiutato comunque anche col mio attuale lavoro, perché io lo capisco molto meglio rispetto magari a uno che ha una laurea in altre cose. Però... A prescindere, mi ha buttato molto giù il mercato del lavoro all'inizio, proprio perché ricevevo tantissimi rifiuti. Poi sono riuscita a entrare in questa mia azienda, dove prima facevo un altro lavoro, poi mi hanno dato la promozione. Poi se non avete seguito le ultime vicende dove ho provato a licenziarmi e mi hanno dovuta tenere, vabbè, lascio su altri discorsi. Però diciamo che dal punto di vista anche lavorativo, ovviamente qua in Canada la situazione... molto più stabile, nel senso che il lavoro c'è, poi ovviamente bisogna anche vedere che tipo di lavoro, che campo, eccetera, eccetera. Ovviamente nel mio campo era già più difficile entrare, però secondo me ci sono dei campi molto più facilmente accessibili. La cosa che a me, diciamo, ha urtato tantissimo, ed è anche quello che mi ha fatto dire basta, me ne voglio andare, era il fatto che comunque io avessi una laurea presa in Canada e comunque la cosa non fregava un cacchio a nessuno. Ma come dicevo parlando con il mio amico, diciamo sempre colpa del Quebec, fine. Perché avevo capito che il problema è questo. Quindi ovviamente io... 5 anni dopo sono ancora in Canada, sono sposata con un canadese, però vivo bene, cioè vivo bene la mia vita qua. Non sto dicendo che vivo male, che mi fa schifo tutto, cioè mi trovo male da un punto di vista umano, mi trovo male dal punto di vista che sono lontana dai miei amici, sono lontana dalla mia famiglia e vorrei essere più vicina a loro ovviamente, e l'avere anche poche vacanze all'anno non aiuta, perché 2 settimane di ferie, cioè 2 settimane di ferie non sono niente per andare a vedere la tua famiglia, che per carità anche i miei potrebbero venire qua a visitarmi eccetera, però comunque i voli adesso come adesso non prendiamo in considerazione la situazione del virus e tutto, però comunque è lungo il viaggio, cioè ormai i miei hanno una certa età, cioè per carità non sono vecchie, però tipo 8 ore di volo sono tante, cioè 7 ore e mezza circa sono comunque tante, e se no, i miei se non hanno il volo diretto manco partono, e li capisco perché anch'io sto iniziando ad essere molto vecchia e se il volo non è diretto non vado, ovviamente se non ho proprio scelta vabbè prendo il volo con scalo, però il viaggio è molto lungo purtroppo, non è tanto il costo in queste cose ma proprio il viaggio lungo, quindi sono sempre io che torno perché sono sempre io che voglio tornare per staccarmi un po' dal Canada. Però in linea generale in questo momento non dico che non ho, che ho una vita di merda, perché comunque c'ho una casa, cioè non è mia, non affitto, c'ho una casa, c'ho un lavoro stabile, c'ho la mia gatta qua perché l'ho portata 2 anni fa, come ho detto tu non stai più lontana da me, e ho fatto bene perché non sono più tornata da allora in Italia. Quindi, però sì, c'è qualcosa che manca purtroppo, cioè se ci sono tanti pro per quanto riguarda il Canada, ma ci sono anche dei pro, diciamo, in Europa, quindi non so effettivamente, ora come ora non so, non so se cambierò idea sul trasferirmi, nel senso non so se voglio ancora trasferirmi, non so ancora se voglio rimanere qua, non so veramente niente della mia vita, e anche ovviamente la questione di adesso, attuale, non aiuta molto con quello che voglio fare, perché non puoi fare neanche dei piani, ormai devi vivere la giornata. Però in linea generale diciamo che se io fossi venuta qua solo per studiare, cioè, secondo me dopo gli studi sarei tornata in Italia se non avessi conosciuto lui, perché diciamo che l'università mi era piaciuta e avevo anche grandi aspettative verso il mercato del lavoro canadese, poi non è andata bene all'inizio, cioè i primi 6-7 mesi sono stata in disoccupazione, quindi cioè disoccupazione non pagata ovviamente perché ero solo disoccupata e basta, ero povera. Forse sarei scappata, sarei abbastanza scappata dal Canada, molto probabilmente, però allo stesso tempo penso anche dove sarei andata, cioè a ritornare a vivere con i miei genitori, cioè, ma non esiste, cioè voglio bene i miei genitori ma non ci tornerei a vivere con loro.
Quindi, insomma, le cose dovevano andare così e 5 anni dopo diciamo che comunque non odio il Canada, non odio il paese, tutto, semplicemente sì, mi lamento di certe cose per quanto riguarda il Canada, è proprio perché magari mi sento ogni tanto sola per la questione amici e famiglia, soprattutto quando arriva il momento delle feste, soprattutto quando arriva magari anche il mio compleanno, il compleanno dei miei amici e non sono là. In quei momenti realizzi come è brutto essere lontani, però allo stesso tempo purtroppo viviamo in un mondo capitalistico di merda e che se non lavori sei povero, muori di fame. Quindi giustamente dove si va dove c'è lavoro. E per adesso chi me lo offre il Canada. Quindi sì. Però diciamo che non so se le cose cambieranno. Una volta magari finita tutta la situazione che stiamo vivendo adesso sarà più facile prendere. Oddio, che uccellino bellino! Con la cresta rossa, ma che uccello! Scusate, e non so se cambierà appunto qualcosa, però sì, cioè, insomma, questi 5 anni sono veramente volati, quindi non so veramente dove siano andati, cioè mi sembra di essere arrivata ieri qui e invece no, sono passati 5 anni, io sto in America, non saprei di più, basta, basta. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se avete domande, se avete richieste come al solito fatemelo sapere, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!